poi torniamo indietro, siamo nella vecchia Darsena e poi facciamo un piccolo tratto del Navito Pavese fino alla Colchetta. Ora conta del 700 rimane piatto. Queste case sono case del 700, queste qua. Queste gialle. Tutte botteghe artigianali. Avanti, dopo la trattoria. Sì. Dove c'è quel cartello? No, noi l'abbiamo passato. Brelini al vico dei lavandai. Sì. Signora, attenzione che qua c'è domande. La chiesa di San Cristoforo è una delle chiese più antiche di Milano ed è molto particolare. È costituita infatti da due chiese edificate una sull'altra più un abside, in tre stili diversi, in secoli diversi. Il corpo più antico, facilmente identificabile sulla sinistra della facciata, risale alla metà del XIII secolo. Era in stile romanico e sorgeva a cavallo di un canale chiamato Lambretto, sull'acqua come tutte le chiese dedicate a San Cristoforo, in omaggio alla sua professione. Il Naviglio Grande non era ancora arrivato fino a Milano. La seconda parte, in stile gotico lombardo, incombe sulla vecchia chiesetta. Fu eretta a cavallo dell'anno 1400 per volontà di Gian Galeazzo Visconti come voto contro la pestilenza che aveva colpito Milano. Il ponte dello Scodellino o della Scodellina è l'ultimo del Naviglio Grande e conduce nella Darsena odierna. Sull'origine del suo nome ci sono due teorie. Secondo la più accreditata, il ponte si chiama così perché attraversandolo i battaglieri dovevano pagare il transito con uno scudello, ovvero una moneta del valore di un quarto di scudo. Secondo l'altra versione, ai battaglieri della fabbrica del Duomo sotto al ponte veniva offerta una scodella di minestra, o meglio una scodellina. Già dai tempi di Gian Galeazzo Visconti, la fabbrica del Duomo navigava gratis, date le pie motivazioni dell'impresa. Sui blocchi di marmo era scritto «Ad usum fabrice», in sigla AUF. Per i milanesi AUF significa «da allora senza pagare». L'ultimo barcone attraccò in Darsena il 30 marzo 1979. Dagli anni Ottanta i balconi sono stati riciclati come bar e ristoranti sull'acqua, nel primo tratto del Naviglio Pavese. L'operazione deve essere bella da vedere. In tutti i navigli lombardi. Invece di salire e scendere a Saracinesca, le chiuse vinciane si aprono come un cancello con due battenti che in chiusura si incastrano a 45 gradi. In questo modo oppongono alla forza della corrente un cuneo, una prua di nave che scarica le enormi forze in gioco sulle sponde del canale. Si tratta di un sistema in equilibrio statico ed è impressionante vederne i disegni assolutamente realistici sul codice atlantico. Il problema da risolvere era come aprire il flusso per far rialzare l'acqua nell'ingresso. Leonardo applicò la tecnologia delle valvole trapani. Aprì sui battenti due finestre rettangolari, con portellone incardinato al centro, che compensa. Prima della conferenza in programma alle ore 16 c'è l'ultima proiezione, l'ultima parte di questo, secondo me, bellissimo video di dell'amico Claudio Bori, e quest'ultima parte si intitola Nella terra del drago e del serpente. E praticamente tra il 1000 e il 1200 in Norvegia furono costruite tra le 1000 e le 2000 stavikriche, spero di averlo detto giusto, letteralmente chiese a pali. La fragilità e la deperibilità della materia prima in esse usate, cioè il legno, ha fatto sì che i giorni nostri ne restino in piedi appena 25, per di più spesso assai manomesse e molto malconce. La tecnica costruttiva che i vichinghi avevano applicato alla costruzione delle navi da combattimento venne riproposta nell'architettura di queste chiese, quindi noi adesso vedremo crocini inestricabili di draghi e serpenti in lotta fra di loro,
ereditari ancestrali culti pre-cristiani che animano i portali di queste poche chiese rimaste. Grazie ancora, buon ascolto, grazie di essere qui con questo caldo estivo, in questa giornata di sole meravigliosa, e veramente temevo che non partecipaste così numerosi, devo dirlo con tutta sincerità. La parola a Marco Brando, buon ascolto, grazie. Grazie, io tenterò insomma di... Però io Marco Brando, non faccio le cinghie, primo perché io faccio il giornalista nella vita, sono appassionato di storia, sono amico di Raffaele, perché ho lavorato, non sono pugliese prima di tutto, ma ho lavorato 7 anni in Puglia come giornalista e ho una moglie, un ex moglie pugliese, quindi diciamo tutte le caratteristiche per come dire, poter giustificare la mia incursione nel Medioevo pugliese. Raffaele Licinio ha curato la prefazione di un mio libro che è uscito alcuni anni fa, alla fine del 2008, che si intitola Lo strano caso di Federico II di Svevia, un mito medievale nella cultura di massa, che non è una biografia di Federico II di Svevia, perché non ce n'era bisogno, visto che ne hanno scritto alcune tonnellate storici molto qualificati, ma è una, come dire, un libro che cerca di spiegare come un mito medievale viene vissuto al giorno d'oggi, cioè come un personaggio come Federico II di Svevia viene vissuto come un mito positivo assoluto e il re buono delle favole in Puglia, soprattutto nella Puglia dei giorni nostri, intendo quei confini amministrativi inventati nel dopoguerra, come mai nel resto d'Italia spesso è ancora considerato un nemico e comunque un degno nipote di Federico Barbarossa, e come mai in Germania, lui era un normanno svevo, non se lo ricorda, parlo fra la gente comune, non fra gli storici di professione, ovviamente i convegni su questi temi si fanno, ma dico la gente comune se lo ricorda poco e niente in Germania. E questo era stato un tema che mi era stato ispirato proprio dalla grande passione nei confronti di Federico II di Svevia che avevo incontrato in Puglia, dove se ne parla proprio come buono delle favole, Sean Connery, certi film, insomma, faceva Re Artù e dintorni. Mentre nel mio immaginario, insomma, anche frutto dell'insegnamento scolastico, Legnano, Barbarossa, tutto quello che vogliamo, in più quello che ci ha messo dentro la Lega Lombarda dei nord dei giorni nostri, era comunque un cattivo, insomma, il tedesco cattivo. E quindi questo libro mi ha appassionato, questo tema mi ha appassionato, sono usciti una serie di articoli sul Corriere della Sera dove lavoravo ai tempi, e da questo libro è nato un convegno internazionale fatto a Innsbruck sul mito di Federico II di Svevia in Austria, in Germania, in Tirolo e nel sud Italia, dove sono stato l'unico non accademico, insomma, a essere chiamato a intervenire, e poi da quella relazione fatta a Innsbruck è nato questo libro, che è appunto la prefazione di Raffaele Licinio e la postfazione di Franco Cardini, che nella mia, come dire, dilettantismo mi conforta, perché evidentemente se avessi scritto delle castronerie gigantesche magari due storici importanti del Medioevo non avrebbero scritto la prefazione e la postfazione. Però a grandi linee, insomma, sappiamo che è stato un municipio romano, vale, importante, la Puglia è stata, come dire, era il nome di un'area diversa da quella della Puglia dei giorni nostri, che comprendeva anche il Salento, che aveva chiamato Calabria, dei Romani, comunque c'entrava sì e no, insomma più no che sì con la Puglia dei giorni nostri. Con la fine dell'impero romano arrivarono i Longobardi, i Bizantini, c'è stata la guerra greco-gotica che ha, come dire, ha spogliato molto il meridione, soprattutto la Puglia, facendolo cadere in un periodo di grave crisi. C'è stato a Bari, addirittura anche a Taranto, nel IX secolo ci sono stati gli Emirati
islamici, berberi con la precisione per brevi periodi, una ventina d'anni a Bari, però diciamo che Bari è stato il più grosso emirato islamico nell'Italia peninsulare, che è quello che è durato di più all'epoca, anche se ai tempi di Federico II di Svevia a Lucera si costituì una grossa colonia islamica, la più grande dell'epoca, con l'unico minareto vero nato è costruito in Italia fino a quello di Segrate, è nato pochi anni fa, tant'è vero che andate sul sito della moschea di Segrate c'è scritto che sia il nostro, il primo minareto italiano dopo quello di Lucera dei Saraceni, dove Federico II di Svevia aveva deportato i saraceni superstiti della sua, come dire, dell'epurazione fatta in Sicilia dopo le rivolte islamiche sotto il suo dominio. Dopo questa esperienza, diciamo, con gli Emirati Arabi arrivarono di nuovo i bizantini, che nominarono Catapano, che rimase, che aveva sede fra l'altro a Bari, e Bari fu anche assediato da Ottone I, re di Germania, imperatore, nel 984, e tornarono i bizantini, resistettero fino all'arrivo dei Normanni, anche se ci furono varie rivolte contro i bizantini da parte dei baresi, che non ne volevano sapere di sottostare al loro dominio, tant'è vero che nacque anche un principato, come dire, autonomo per certi versi. Una volta arrivato nel 1074 Roberto il Guiscardo, Bari finì sotto l'influenza normanna, controvoglia anche in questo caso, e finché Guglielmo il Malo distrusse la città e tutte le sue torri, lasciando in piedi solo il castello che i Normanni avevano costruito poco prima. Poi arrivò Federico II di Svevia nel XIII secolo, insomma, che conferì alla Puglia dei giorni nostri, insomma, più che a quella di allora, che era un'altra cosa, come dire, una maggiore dignità, e curò particolarmente lo sviluppo di queste città, pur mortificando le autonomie, sull'onda anche dello spirito della politico normanno, finché poi arrivarono gli Angioini, e da lì cominciò un periodo, come dire, di decadenza del Mezzogiorno, probabilmente conoscete più di me, e via di questo passo. Quello che, siccome però non vi voglio fare la storia di questi passaggi punto per punto, vi vorrei parlare di tre caposaldi, insomma, della Bari medievale. Sono caposaldi non solo dal punto di vista, come dire, strutturale, perché il castello cosiddetto Normanno Svevo di Bari, la cattedrale e la basilica di San Nicola ci sono tuttora, sono molto belli, e quindi caratterizzano ancora adesso il centro storico di Bari, che coincide con una penisola protesa un po' verso nord, che era già, cioè, si sono trovati insediamenti preistorici, greci, romani, che si è rimasto molto poco. Diciamo che questi tre caposaldi sono un po' anche i caposaldi della baresità, nel senso che ancora oggi caratterizzano nell'immaginario collettivo, spesso all'insaputa, come dire, inconsapevolmente, anche per i baresi, dei punti fermi. Pensate che nell'anno del Signore 2005, cioè pochi anni fa, a Bari c'è stata una polemica forte, perché c'era da finanziare il restauro della basilica e della cattedrale, e la città, alcuni circoli cittadini si divisero sull'opportunità di restaurare prima la cattedrale o prima la basilica, quale restaurare di più e di meno. Fu un dibattito, come dire, a livello intellettuale, con anche qualche tifoseria a livello calcistico, nel senso che San Nicola, anzi San Nicola, come dicono i baresi, è il santo, è un pilastro della baresità, perché già nel resto della Puglia, insomma, che non è una regione particolarmente coesa, insomma,
gusti di Baresi non sono condivisi dai leccesi piuttosto che dai foggiani, però diciamo che a Bari insomma si fa ancora con le varie ricorrenze legate al santo, ci sono processioni storiche, manifestazioni. E il bello è che questa rivalità fra fan della cattedrale e fan della basilica è retaggio di conflitti che hanno quasi 1000 anni. Ci scappò anche il morto, nel senso che nel 1300, inteso proprio come anno 1300, dei sicari definiti di spirito diabolico fecero secco il cappellano della basilica di San Nicola, sbagliando fra l'altro, perché avrebbero voluto far secco un altro signore che si chiamava Pietro de Angeria, quello era un francese, aveva tenuto l'incarico sotto capo secondo D'Angio ed era il tesoriere, sbagliarono, fecero secco il cappellano e l'attentato fece enorme scalpore e all'origine c'era una diatriba che si trascinava già da oltre un secolo, nel 1300. L'abate Elia si mise a costruire coordinò i lavori di costruzione della Basilica di San Nicola. Nel frattempo Ursone, disperato, pensò bene di morire ed era il 1089. Alla sua morte Elia, rettore di San Nicola, fu eletto arcivescovo dai cittadini e dal clero. Allora, insomma, le elezioni avvenivano in maniera più assembleare, diciamo, sarebbe piaciuto forse ai grillini, ma non c'era ancora il web, poi non c'era mai gli anche, insomma. Comunque, diciamo che l'elezione di Elia ad arcivescovo, come dire, spense la conflittualità fra i ceti sociali della città e diventò il primo elemento di unità, costruttore della basilica e pure arcivescovo. San Nicola diventò il catapano celeste, così fu definito. Catapano era la principale carica, insomma, bizantina nei territori dominati dai bizantini. Non solo. Il 1 ottobre 1089 persino il Papa Urbano II, che aveva annusato l'area, consacrò San Nicola ancora prima che venisse costruita, consacrò la cripta e nominò contemporaneamente l'abate Elia arcivescovo. Insomma, persino la Chiesa ufficiale aveva deciso di rendere omaggio a questo santo che nel frattempo era diventato anche molto famoso e cominciavano ad arrivare molti pellegrini, tra l'altro la Puglia era sulla direttrice insomma per la Terra Santa, quindi diciamo che era una zona di passaggio molto importante. Ormai ha fatto il nucleo centrale di questo castello, che è proprio un castello con dei muraglioni, non aveva quasi neanche le finestre, con quattro enormi torri quadrangolari ai lati, era proprio un castello militare, ma soprattutto che vigilava, non difendeva la città dai nemici esterni, piuttosto teneva d'occhio la città. E quindi era concepito come una minaccia. Successivamente Federico II di Svevia cercò di ingentilirlo un po' creando dei porticati, dei luoghi di riunione, creò delle finestre nelle torri. Successivamente ancora gli spagnoli lo trasformarono, quando non c'era più bisogno di archi e baleste, insomma in un castello più di rappresentanza, e addirittura arriviamo fino a Bona Sforza, una della famiglia Sforza, finita lì nel XVI secolo, che lo fece diventare una corte, come dire, rinascimentale. Diciamo che il castello di Bari, così come oggi, pur rimanendo nella testa della gente percepito un po' come una minaccia, è un po' una matriosca, insomma, che c'è un castello, sono dei resti. Sotto addirittura, essendo la zona più antica abitata di Bari, sono stati trovati resti preistorici, greci e romani. Poi c'è la parte, i resti bizantini, la parte normanna, la parte sveva, la parte spagnola, la parte, come dire, sforzesca. Però questo castello, ecco, per comodità viene per comodità e anche per spirito, come dire, di corpo, viene chiamato dai baresi, dai pugliesi, Castello Svevo,